Leonardo Vitale era un mafioso della famiglia di Altarello di Baida. Nel 1973 rivela agli inquirenti il rituale, la gerarchia e la composizione della cosca, cui egli stesso apparteneva, prima di essere preso per pazzo e rinchiuso in manicomio. Ma se per molti criminali e mafiosi il manicomio era uno strumento per non stare in cella, un viaggio premio fuori dalle carceri, per Leonardo Vitale fu un vero trattamento punitivo, uno stillicidio giornaliero di cure, chiamiamole così, che avrebbero reso pazzo chiunque. Ed infatti, una volta uscito, era ormai incrinato, nel fisico e nella mente. Spento fra le mura di un manicomio per volontà della mafia e lucida collaborazione dello Stato. Venne definito il Valaci siciliano. A distanza di pochi giorni dalle sue rivelazioni, scatta una massiccia operazione antimafia che porta al Lucciardone 32 persone, la maggior parte delle quali arrestata a Palermo. Il 20 agosto del 1972, la squadra mobile palermitana l'aveva arrestato nell'ambito del sequestro di persona a scopo di estorsione dell'ingegnere Luciano Cassina, per poi scarcerarlo. Era l'intestatario di una Fulvia coupé vista sul luogo del rapimento. Il 4 aprile 1973, Vitale, che ricopriva un ruolo modesto nell'organizzazione, si era presentato spontaneamente in questura, confessando i propri e altri reati, commessi fin dal 1960, e ciò che sapeva sulla struttura e sulle dinamiche di Cosa Nostra, facendo nomi e cognomi eccellenti, tra cui quelli di Pippo Calò, capomafia di Porta Nuova, Salvatore Riina, l'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino ed il principe Vanni Calvello di San Vincenzo. Il Valaci di Altarello era stato il primo a svelare i misteri delle cosche palermitane, nel pieno di una crisi di coscienza. Si era presentato al capo della squadra mobile Bruno Contrada, dicendo di essere un uomo d'onore, assumendosi la responsabilità di 3 omicidi, tra cui quello di Giuseppe Bologna del 1969, compiuto su ordine dello zio, Giovan Battista Vitale. La strategia difensiva, condotta dall'avvocato Paolo Seminara, puntò a dimostrare l'insanità mentale di Vitale. Basterebbe, disse, esaminare le cartelle cliniche dei ricoveri del Vitale in case di cura per malattie mentali. Ha accusato e si è autoaccusato, perché non è sano di mente. Non c'è Rosa Vitale? Dov'è? Uscita. Leonardo lo conosce? E se lo conosco. Com'è, un bravo ragazzo? Un bravo ragazzo. E com'è che ha parlato? E che cosa vuole? Un cervello ci fece vedere. Sì, un cervello ci fece vedere a cosse. Perciò ha accusato tanta gente? Ma non lo so io. Io ne conto che tale televisione non tale niente, perciò non faccio niente. Ah, è malato? Zitto un momento, io non so. E lei chi è? Io è mia figlia, io non so niente. Non c'è, no, io non so niente, capisci? Va bene. Lei non c'è e non so cosa rispondere. 4 anni più tardi, Vitale fu effettivamente ritenuto seminfermo di mente da una perizia psichiatrica d'ufficio, disposta dal magistrato istruttore. 17 anni, cosa provare? L'idea di uccidere un cavallo, poi magari mi affascinava. Non lo so. E poi quando uccise invece quel tale che ha detto? Quella è un'altra cosa. Comunque. Ma lei quanti delitti confessò quando si costituì? A processo risultano 3 delitti. Io mi sento mafioso pentito. Però non è che sta a me dirlo, cioè ci sono delle persone
esperte che possono dirlo con più certezza. Si considera malato o si considera santo? Io quello che dico io non è che può avere molta importanza, che io posso sostituirmi a dei illuminari della scienza e dico io mi sento bene, sì. Mi sento una persona normale. I magistrati dissero che lei era ed è infermo di mente, dissero pure che era però attendibile. Sì. Ma le persone che lei ha denunciato sono state poi perseguite, arrestate o no? Sì. Ma la maggior parte, all'inizio avevano detto, mi ricordo, non è che voglia dare i numeri adesso, ecco, mi ricordo 400 persone, quello che ho e che ricordo io. E poi siamo rimasti in 20. Non creduto, è rinchiuso in un manicomio giudiziario, in piena crisi di identità, ritrattò la propria versione dei fatti. Prima del dibattimento, si rivolse con 5 lettere al presidente della Corte d'Assise di Palermo. Scrisse: «Da 5 anni a questa parte mi sembra di vivere in un incubo. Saranno state le letture dei libri gialli, l'aver visto molti film sulla mafia, o sarà perché ho sentito parlare di trame eversive. Il risultato è che non riesco a distinguere la realtà vera da quella romanzesca. I medici mi hanno detto che ho subito un trauma quando ero ancora bambino e che quelli come me sono portati a delirare». Lei parlò, lei ebbe il coraggio di parlare. Beh, io coraggio ne ho avuto sempre poco. Ne ha avuto poco? Sempre. Perché? Perciò che lei diceva il coraggio di parlare. Io coraggio ne ho avuto sempre poco. Perché quello che disse non dimostrò coraggio? No, perché mi hanno accusato di essere pazzo, perciò semmai ha potuto dimostrare pazzia. Se mi accusano, ancora tutt'oggi mi accusano di essere pazzo. Invece lei non è pazzo. No, pazzo, semi-infermo di mente, schizofrenico. Invece non lo è lei. Lei parlò lucidamente. Quando disse com'era organizzata la mafia delle borgate, i collegamenti con la mafia centrale, voglio dire, allora lei non era pazzo, era uno che voleva parlare. Ecco, che cosa la spinse a parlare? Il 2 dicembre 1984, a Palermo, poco dopo che Vitale era uscito dal manicomio criminale di Reggio Emilia, in cui era stato rinchiuso, 2 killer mafiosi lo assassinarono mentre rincasava dalla messa domenicale, ferendo anche la madre e la sorella. Secondo Giovanni Falcone, le confessioni di Vitale sortirono un esito sconfortante. Gran parte delle persone da lui accusate venivano prosciolte, mentre lo stesso Vitale, dichiarato seminfermo di mente, era l'unico a essere condannato. A differenza della giustizia statuale, la mafia ha percepito l'importanza delle propalazioni di Vitale Leonardo e nel momento ritenuto più opportuno lo ha inesorabilmente punito per aver violato la legge dell'omertà. È augurabile che almeno dopo morto Vitale trovi il credito che meritava e che merita.